Ciao mamme, oggi parliamo di come devono dormire i bambini e quali sono le posizioni migliori in cui tenere in braccio un bambino. Al solito ricevo l'aiuto della mia collaboratrice Nina. Allora, questa in cui sto reggendo Nina è una buona posizione per tenere un bimbo piccino, un lattantino. Perché il bimbo è sempre sostenuto, la testina è la parte più delicata, il collo soprattutto, ancora non in grado magari di reggere la testina, per cui in questa posizione il bambino non solo esercita i muscoli dorsali, ma se ha un momento di cedimento c'è sempre il petto dell'adulto che lo sostiene, che para ecco, questo momento di fragilità. Per quanto riguarda invece le posizioni in cui i bimbi devono dormire, i pediatri consigliano sempre la posizione supina, quindi i bimbi devono dormire così. Più delle volte dormiranno magari anche alzando un braccino, alzando tutte e due le braccia, però la posizione migliore in cui farli dormire è proprio questa. Quando dobbiamo sollevare un bimbo dalla culla o dalla carrozzina, possiamo fare in questo modo, cioè mettendo la mano dietro la testina per sostenergli il collo e poi una mano sotto la schiena. Un altro modo invece, che lo aiuta anche a regolare meglio la posizione e il controllo della testa, è quello di metterlo appena appena su un fianco e poi di sollevarlo. Così. Quando li teniamo in braccio, per esempio dopo una poppata, può essere utile tenerlo in questa posizione o anche un po' più giù. Perché? Perché il battito del cuore della mamma, riesce a rilassare il bambino. Il bimbo sente l'odore della mamma, sente il battito del cuore, quindi in genere in questa posizione si rilassa. In caso di mal di pancia, colichette, una buona posizione è questa qui. Quando il bimbo ha dolore, l'unica cosa che possiamo fare è cercare di coccolarlo, di contenerlo, di massaggiarlo. Quando passerà il dolore, poi potremo magari massaggiargli anche il pancino. In questo modo invece il bambino si sente contenuto e protetto.